stasera alle strane coppie si è parlato di bellezza in una bellissima città quale Napoli. Sì, tra l'altro è un posto sconosciuto a me, sicuramente anche a molte delle persone che sono venute. L'idea di strane coppie è proprio quella di girare, sono anni che vengo fra degli incontri per parlare di scrittori e scrittrici che amo. Questa volta sono venuta a parlare di Sebald e di Peretti, che hanno scritto di arte e ci hanno fatto vedere la bellezza da non si aspetta. Un viaggio quindi nella pittura? Sì, l'idea era di parlare di libri che parlano di arte o di libri che parlano di quadri. Io ho scelto Sebald, che parla di Grunewald, un pittore tedesco del 500, poco conosciuto forse in Italia, ma è un mito per la pittura tedesca e per la letteratura tedesca. Ha raccontato la crocifissione di Issenheim, si può vedere oggi al Colmar, è una delle opere d'arte più sconvolgente della pittura occidentale. E poi ho parlato di un libro di Perec, Histoire d'un tableau, la storia di un quadro, che è un libro su, in realtà sulla letteratura, su cosa vuol dire scrivere dopo che tutto è stato scritto, come si fa la letteratura moderna, guardando e creando una tradizione, si scrive su ciò che si è scritto, i libri si parlano gli uni con gli altri, stasera ne è stata un po' una prova.